Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Fusipress, compressa a Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ultimo aggiornamento. 23 agosto 2021. Cos'è Fusipress, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Fusipress, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Fusipress, compressa? Fusipress, compressa è un farmaco a base del principio attivo fosinopril sale sodico, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Fusipress, compressa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Fusipress 10 mg 28 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo fosinopril sale sodico, gruppo terapeutico ACE inibitori, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Fusipress è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa e dell'insufficienza cardiaca. Posologia ipertensione. La posologia giornaliera necessaria per mantenere un controllo stabile della pressione è compresa tra 10 e 40 mg. La maggior parte dei pazienti ottiene un adeguato controllo della pressione arteriosa con una unica dose giornaliera di 20 mg. La dose iniziale raccomandata di Fusipress, fosinopril sale sodico, è di 10 mg una volta al dì. Il dosaggio giornaliero può essere in seguito modificato valutando la risposta pressoria del paziente. In alcuni pazienti trattati con unica dose giornaliera, può verificarsi una riduzione dell'effetto antipertensivo alla fine dell'intervallo della dose. In tal caso, si deve considerare una duplice dose giornaliera. Se la pressione non è soddisfacentemente controllata con Fusipress in monoterapia, si può aggiungere un diuretico. La concomitante somministrazione di Fusipress con supplementi di potassio, sostituti dei sali di potassio o diuretici risparmiatori di potassio può portare ad aumenti della potassiemia. Insufficienza cardiaca. La dose iniziale di Fusipress è di 10 mg una volta al giorno. L'inizio della terapia deve avvenire sotto controllo medico. Se la dose iniziale è ben tollerata, si può procedere, in accordo con la risposta clinica, ad un incremento posologico sino a 40 mg una volta al giorno. L'eventuale comparsa di ipotensione dopo la dose iniziale non deve comunque precludere un incremento posologico. Ovviamente, l'ipotensione dovrà essere attentamente valutata e trattata. Il fosinopril possiede una via di eliminazione duplice, epatica e renale, e pertanto, non sono di solito necessarie riduzioni della dose nei pazienti con alterata funzione epatica o renale. Pazienti ad alto rischio. Nei pazienti ad alto rischio la prima somministrazione di un ACE inibitore può indurre ipotensione marcata, vedere paragrafo 4.4. L'inizio della terapia richiede, se possibile, la correzione di un'eventuale deplezione salina e barra o idrica, la sospensione del trattamento diuretico per 2-3 giorni e l'impiego della dose minima. Ove ciò non sia possibile, nei pazienti ad alto rischio la dose normale dovrebbe essere dimezzata. Nei pazienti affetti da ipertensione maligna o da insufficienza cardiaca grave l'inizio della terapia o l'aggiustamento posologico dovrebbero essere condotti in ambiente ospedaliero. In occasione della prima somministrazione di Fusipress e dei successivi incrementi del dosaggio dell'ACE inibitore e barra o del diuretico i pazienti ad alto rischio di ipotensione acuta grave, vedere paragrafo 4.4, dovrebbero essere monitorizzati, preferibilmente, in ambiente ospedaliero per un periodo sufficiente a coprire almeno il picco di effetto antipertensivo di fosinopril, 3-6 ore. Ciò vale anche per i pazienti affetti da malattia ischemica cardiaca o cerebrale in cui l'ipotensione grave può causare un infarto miocardico o un accidente cerebrovascolare. Uso nei pazienti anziani. Nessun aggiustamento posologico è necessario nei soggetti anziani poiché nei parametri farmacocinetici, nella risposta antipertensiva, nella sicurezza d'impiego sono diversi da quelli riscontrati nei soggetti giovani. Comunque non risulta possibile escludere una maggiore risposta in alcuni tra i pazienti più anziani. Uso nell'insufficienza renale ed epatica per la sua peculiare eliminazione duplice e compensatoria, Fusipress non richiede aggiustamenti posologici.
solo nei portatori di insufficienza epatica o renale di grado severo, è consigliabile iniziare la terapia con il dosaggio di 10 mg, adattando successivamente la dose in funzione della risposta pressoria del paziente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri ACE inibitori o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Angioedema ereditario, idiopatico associato a precedenti somministrazioni di ACE inibitori. Anuria. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Età pediatrica, vedere paragrafo 4, 6. L'uso concomitante di Fosipres con medicinali contenuti all'ischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1, 73 m/2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Fosipres non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: angioedema del collo e della testa con l'impiego degli ACE inibitori, incluso fosinopril, sono stati riportati casi di angioedema, specialmente dopo le prime somministrazioni, anche se, raramente, sono state osservate dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione diuretici, come con altri ACE inibitori, una marcata risposta ipotensiva, più frequente nelle prime ore successive alla somministrazione, potrebbe verificarsi con Fosipres, quando il paziente è stato pretrattato con ALTE, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Fosipres, compressa insieme ad altri farmaci come Artis, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Fosipres, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fosipres, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: l'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: sebbene il medicinale non influenzi la capacità di guidare veicoli e l'uso di macchinari, molto raramente possono manifestarsi effetti indesiderati come vertigini e disturbi alla vista. Effetti indesiderati: l'incidenza di effetti indesiderati è risultata uguale in pazienti giovani e anziani, e 65 anni. Gli effetti indesiderati segnalati più di frequente nel corso di studi clinici controllati con Fosipres, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono state descritte nell'uomo sindromi da sovradosaggio da fosinopril. I sintomi da sovradosaggio da ACE inibitore sono: ipotensione, shock, perdita di coscienza, bradicardia, disordini elettrolitici e insufficienza renale. In caso di sovradosaggio il paziente dovrà essere mantenuto sotto stretto controllo medico, preferibilmente in una unità di terapia intensiva, con controllo frequente degli elettroliti sierici e della creatininemia. Il trattamento suggerito include l'induzione di vomito se l'ingestione è recente e barra una lavanda gastrica, o la somministrazione di assorbenti o sodio solfato entro 30 minuti dalla ingestione. Se si verifica ipotensione, il paziente dovrebbe essere mantenuto in posizione supina e gli devono essere somministrati rapidamente integratori liquidi e salini. Se necessario, occorre considerare, tra l'altro, un trattamento con angiotensina IV, la somministrazione di atropina o l'applicazione di un pacemaker. Fosipres è scarsamente dializzabile. La clearance del fosinoprilato tramite emodialisi e dialisi peritoneale risulta essere rispettivamente il 2% e il 7% della clearance dell'urea. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. ACE inibitore, non associato codice ATC. C09A09 Fosipres, fosinopril sale sodico, è il precursore esterificato di un ACE inibitore a lunga durata d'azione, il fosinoprilato, fosinopril di acido. Dopo somministrazione orale, proprietà farmacocinetiche, farmacocinetica e metabolismo. Circa il 36% di una dose orale di Fosipres viene assorbita nella prima parte dell'intestino, duodeno/digiuno, e tale assorbimento non è influenzato dalla presenza del cibo. L'idrolisi, dati preclinici di sicurezza dose singola.
In studi condotti su roditori il fosinopril è risultato tossico a dosaggi estremamente alti, circa 1200 volte la dose di impiego umano. La tossicità del metabolito attivo, fosinoprilato, elenco degli eccipienti lattosio-andro, cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone, sodio stearil fumarato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Fosipress, compressa a base di fosinopril sale sodico sono Eliten, Fosinopril Doc generici, Fosinopril Teva, Fosinopril Zentiva, Tensogard. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.